Cosa vedere in Umbria? Oggi andremo alla scoperta dei sette posti più belli dell'Umbria, le sette cose più belle da vedere in Umbria. Iniziamo subito. Al settimo posto troviamo i borghi di Paciano e Panicale, entrambi i borghi più belli d'Italia. Città dell'olio di origine medievale, Paciano si distingue per la caratteristica piazza e per il palazzo comunale del XVIII secolo. Panicale è un borgo di origini antichissime a soli 15 km dalla Toscana, che è caratterizzato dal Palazzo del Podestà e dalla caratteristica terrazza sul lago Trasimeno. Passiamo alla sesta cosa da vedere in Umbria, Corciano. Corciano, che fa parte del club dei borghi più belli d'Italia, si trova in un bellissimo borgo che si trova a metà strada fra il capoluogo Perugia e il lago Trasimeno. Le tracce più antiche della presenza dell'uomo a Corciano risalgono al Neolitico. Interessante è la residenza comunale, il Palazzo della Cornia, con decorazioni interne di gusto zuccheresco. Corciano è veramente bella e si riesce a visitare tutta in circa un'oretta. Ma passiamo alla quinta cosa da vedere, il lago Trasimeno. Il lago Trasimeno è un lago tettonico di 128 km quadrati. Nel lago Trasimeno sono presenti tre isole, l'isola Polvese, l'isola Maggiore e l'isola Minore. Le località principali che si affacciano sul lago sono San Feliciano, Torricella, Passignano e Tuoro sul Trasimeno, Monte e Castiglione del Lago. Monte del Lago venne fortificato nel XIV secolo ed è famoso per le sue terrazze sul lago e per la bellissima chiesa di Sant'Andrea. Castiglione del Lago fa parte della rete dei borghi più belli d'Italia ed è famosa a livello culinario per la fagiolina del Trasimeno, una zuppa presidio slow food. I due monumenti principali sono il Palazzo Ducale di Castiglione, che è l'unica piccola reggia presente in Umbria, e la caratteristica Rocca del Leone per la sua torre triangolare. Castiglione è ricca di bellissimi scorci sul lago. Il centro di Castiglione si trova su un promontorio che in origine doveva costituire la quarta isola del lago. Da Castiglione si possono prendere dei battelli per visitare le isole del lago. Spello, uno dei borghi più belli d'Italia, fu fondata dagli Umbri nell'epoca romana ed era considerata una delle più importanti città dell'Umbria. Spello è famosa per le sue infiorate. Si tratta di una tradizionale manifestazione che consiste nel preparare tappeti fatti con fiori o parti di essi, rappresentanti figurazioni e motivi ornamentali liturgici. A Spello si può ammirare la bellissima Porta Venere e le torri di Properzio, due torri decagonali romaniche. La chiesa di Sant'Andrea con un'opera del Pinturicchio, la chiesa di San Lorenzo, la chiesa di San Claudio e la bellissima cappella Baglioni. A Spello si trova anche la galleria d'arte di Norberto, un bravissimo pittore umbro di stile naïf. A Spello troverete tanto cibo tipico, tanti salumi tipici e tante salumerie veramente ottime. Andate a Spello si può visitare in direi 2 ore, 2 ore se si vuole essere abbastanza veloci, se no ci si può stare anche un giorno. Ma passiamo al podio. Sul gradino più basso del podio troviamo la città di Assisi. Assisi è nota per essere la città in cui vissero San Francesco, il patrono d'Italia, e Santa Chiara. Situata sul monte Subasio, dalle terrazze di Assisi si può avere una bellissima vista su tutta la vallata Umbra. Assisi costituisce un sito del patrimonio mondiale UNESCO. La Basilica di San Francesco d'Assisi è il simbolo della città. Divisa in parte inferiore e superiore, la basilica conserva le spoglie di San Francesco e dei bellissimi affreschi di Giotto nella parte superiore. Nei sotterranei si trova la tomba del santo. La Basilica di Santa Chiara è la seconda chiesa più importante della città e si trova nella parte sud della città.
Importante la suggestiva cattedrale di San Rufino. Nella vicina Santa Maria degli Angeli si trova la Basilica di Santa Maria degli Angeli, che contiene la Porzuncola, il luogo di preghiera di San Francesco. L'eremo delle carceri si trova a una manciata di chilometri da Assisi ed è un bellissimo luogo di preghiera tra le montagne. La Rocca Maggiore, la Piazza del Comune, il Tempio di Minerva e la Torre Comunale completano il quadro dei monumenti di Assisi. Per visitare bene Assisi ci possono valere anche 2 giorni, perché è veramente grande e ci sono un sacco di cose da vedere per bene. Ed ora il secondo posto, Gubbio. Gubbio è una cittadina medievale del nord dell'Umbria, famosa per una particolarissima attrazione, l'albero di Natale più alto al mondo. L'albero di Natale di Gubbio è costituito da oltre 800 corpi luminosi, disseminati lungo le pendici del Monte Ingino, a valle dei quali sorge la città medievale di Gubbio. Ed è famoso per essere l'albero di Natale più grande del mondo, entrato nel 1991 come tale nel Guinness dei primati. Le luci sono disseminate con accuratezza in modo da dare vita ad una sagoma luminosa a forma di albero di Natale, con le seguenti caratteristiche. È costituito da corpi illuminanti di vario tipo e colore che disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare e unico. Si distende con una base di 450 metri per oltre 750 metri sulle pendici del Monte Ingino, partendo dalle mura della città medievale e arrivando alla Basilica del Patrono, San Ubaldo, posta in cima alla montagna. Copre una superficie di circa 130.000 metri quadrati, oltre 300 punti luminosi di colore verde ne delineano la sagoma. Il corpo centrale è disseminato di oltre 400 luci multicolore. Alla sommità è installata una stella cometa della superficie di circa 1000 metri quadrati, disegnata da oltre 250 punti luminosi. Sono necessari circa 7 km e mezzo di cavi elettrici di vario tipo per realizzare i collegamenti ogni anno. Sono necessarie 1300 ore di lavoro per montare tutti i punti di luci, stendere i cavi e provvedere ai loro collegamenti. E sono necessarie circa 900 ore per provvedere alla rimozione, manutenzione e rimessa in magazzino. La prima accensione è avvenuta il 24 dicembre del 1981. Le date di accensione e spegnimento sono sempre le stesse, 7 dicembre e la seconda domenica di gennaio. E ora passiamo al primo posto, Rasiglia. Rasiglia è anche conosciuta come Borgo dei Ruscelli o Venezia dell'Umbria, per via dei corsi d'acqua che attraversano il piccolo centro della frazione. Grazie a essi si sviluppò una fiorente industria tessile sin dal Medioevo, che dall'acqua ne sfruttava l'energia per la movimentazione dei telai. Nonostante le ridotte dimensioni, Rasiglia è divenuta col tempo un'apprezzata meta turistica, soprattutto durante la stagione estiva, capace di attrarre ogni anno sempre più visitatori, talmente tanti che a volte non si riesce a entrare nel paese. Il paese conserva l'aspetto tipico di borgo medievale umbro, raccogliendosi in una struttura ad anfiteatro. Le acque del Menotre scorrono attraverso opere di canalizzazione, determinando un intreccio di invasi e cascatelle all'interno del paese. Per visitare Rasiglia ci vuole circa 40 minuti, perché nonostante sia molto piccola c'è tanto da vedere. Ho scelto di mettere Rasiglia al primo posto perché, nonostante ci siano tante cose che hanno molte più attrazioni di valore, come Assisi, la città di Assisi o anche la città di Gubbio, per esempio, Rasiglia è quel qualcosa di diverso, di particolare, e per questo merita di essere al primo posto.
Ci sono un sacco di altri posti belli in Umbria, come Montefalco, Spoleto, Narni, Perugia, Trevi, le Cascate delle Marmore. Però non li ho messi tutti in questo video, uno perché era troppo difficile fare la classifica, due perché sennò il video poi sarebbe risultato troppo lungo e noioso. Quindi ragazzi, per questo video era tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Ciao a tutti!